Ciao amici, bentrovati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Io sono Sara e sono qui con voi oggi per mostrarvi il contenuto della mia borsa mare. Prima di iniziare con il video vi ricordo come sempre di aprire l'info box, perché lì trovate tutti i link di riferimento al mio altro canale di YouTube e ai miei social, dove appunto potete trovarmi. Allora, perdonate se sentirete qualche rumore, ma ci sono dei lavori in strada e si sente insomma un po' di rumore. La borsa del mare di questa stagione. Devo dire che quest'anno sono stata estremamente fortunata, perché ho la possibilità di passare tanto tempo al mare, e questo mi fa molto bene, sia da un punto di vista, diciamo, di svago, da un punto di vista comunque sia fisico, del morale e tutto quanto. Quindi mi ritengo super fortunata da questo punto di vista. Che borsa del mare utilizzo quest'anno? Quest'anno ho deciso di utilizzare come borsa del mare questa borsa di Pinco. È una borsa molto molto vecchia, che Pinco non fa ormai più, una borsa che avrà forse anche 10 anni, che io ho deciso di utilizzare quest'anno per diverse ragioni. La prima è una borsa che è estremamente, cioè si piega e diventa praticamente niente, quindi anche nel momento in cui non mi serve io la posso piegare e mi occupa pochissimo spazio. Non che io abbia problemi di spazio, ma molto spesso mi trovo magari a dovervi viaggiare in treno e quindi ho necessità comunque sia di portare dietro la borsa mare, quindi mi serve una borsa mare che sia molto molto compatta. Altra cosa, la borsa mare, mi direte perché ti porti appresso la borsa mare se viaggi, perché molto spesso io porto via la borsa mare dalla mia località di mare, perché perché vado praticamente a rinnovare il contenuto delle pochette, il motivo per cui questa settimana la borsa del mare è qui con me. E poi l'ho scelta anche per un altro paio di ragioni. Uno, perché è impermeabile, quindi dovesse schizzarci dell'acqua va via subito, e cosa più importante, il fatto che si possa praticamente, vedete, assume qualunque forma, mi consente di metterla tranquillamente nel cestello della mia bicicletta che utilizzo per andare al mare, e quindi sono più che a posto. Che cosa porto dentro la borsa mare? In realtà porto pochissime cose, perché io vado già con il costume, con il copricostume, quindi non vado vestita normale, vado già con le ciabatte da mare, quindi non mi serve, in realtà la porto giusto per una questione di comodità, per non portare 50 pochette, per mettere tutto quanto insieme. Ecco, potrei magari compattare un po' più le cose e portare magari una pochette grande, però preferisco appunto fare così, anche perché poi porto presso il libro, porto tante cose. Allora, che cosa troviamo dentro la mia borsa mare? Allora, troviamo un cappellino di paglia, che è assolutamente fondamentale per me. Io non vado mai in spiaggia senza il mio cappellino. Vi posterò poi magari qualche foto. Questo cappello è super, perché praticamente assume qualunque forma, vedete la tesa del cappello si adatta a qualunque forma, quindi anche quando io mi sdraio per leggere mi posso riparare per bene appunto dal sole, quindi super promosso. Non vi posso dire dove l'ho recuperato, perché credo di averlo trovato a casa o di mia zia o di mia madre, quindi è un cappello che ha più anni di non so chi, e poi soprattutto vedete si compatta in niente. Poi porto sempre con me naturalmente un libro.
un libro, perché io adoro leggere in spiaggia, divoro praticamente libri su libri, soprattutto in spiaggia. Considerate che lo scorso weekend, pur non stando tutto il giorno in spiaggia, perché io vado magari 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio, così mi sembra che sono stata venerdì un'oretta e mezza, un'ora, così. Sabato mattina sono stata praticamente un paio d'ore e praticamente ho fatto fuori il libro La psichiatra. Attualmente nella borsa del mare c'è questo libro qua di Pierfranco Brandimarte, La mala assunta. Non è una lettura propriamente da spiaggia, devo dire la verità, ma non importa, non ha importanza, io riesco comunque sia a isolarmi e leggerla abbastanza bene. È un libro molto molto corto, conto comunque sia di finirlo prima di tornare al mare e di portarmi qua in spiaggia, a questo punto qualcosa di più leggero, anche perché adesso inizia ad esserci davvero tanta gente in spiaggia. Poi cosa porto? Ovviamente cellulari, che ora non li vedete perché sono nell'altra borsa, non vedrete neanche le chiavi del lucchetto della bici, perché non ho la bici qui con me. E poi per il resto porto un pacco di fazzoletti di carta e 2 pochette e nient'altro. Allora, nella prima pochette che cosa tengo? Le cose non sono messe secondo un criterio particolare, ma ho messo in questa le cose più piccole, in quelle le cose più grandi, tanto non è che... Allora, tiro fuori random. Allora, porto con me, sto utilizzando, perché ho finito quello di il Gliss, il Summer Repair, quel balsamo che vi avevo fatto anche vedere in un video passato, questo prodotto qua di natura siberica. Questo anche è una sorta di balsamo, districa molto bene il capello, un prodotto interamente vegano, di cui io ho provveduto naturalmente a perdere il tappo. Sono quanti ml? 200 ml di prodotto, credo, 125 ml di prodotto. Questo prodotto qua io lo utilizzo quando mi faccio l'ultima doccia, che lavo i capelli, ovviamente non li lavo con lo shampoo in spiaggia i capelli, spruzzo questo per andarli a pettinare. Poi protezione solare per i capelli, sto utilizzando e ho terminato questa di BioPoint, infatti ho portato qui tutta la roba per rimpinguare insomma le scorte. Questa è una protezione solare di BioPoint, 100 ml di protezione solare per i capelli, non unge, una protezione solare molto leggera, ma al tempo stesso protegge molto bene il capello dal sole, salsedine e tutto quanto. Questo io lo applico appena arrivo in spiaggia, una volta che mi sono fatta magari il bagno e mi faccio una doccetta così veloce per sciacquare, me la rispruzzo e così via. Poi di Relastil, una protezione solare 15, una protezione media che io utilizzo solo per i miei piedi, non la metto in altre parti del corpo. Poi della Sun Kissed, questa crema abbronzante, questa è una crema che io applico sotto la protezione solare, perché è una crema che regala un colorito molto omogeneo alla bronzatura, un bel colorito dorato, ma soprattutto io la utilizzo perché al suo interno contiene dell'aloe e una buonissima percentuale di burro di karité. Questo mi consente comunque sia di non andare via dalla spiaggia, siccome io ci passo tanto tempo, tanti giorni consecutivi, di andare via con la pelle troppo secca, benché poi io vada ad idratarla con il doposole. Per me è fondamentale comunque sia avere una buona base ben idratata. Questa è eccezionale, è una crema molto corposa, ad alcuni secondo me potrebbe anche dare fastidio, a me personalmente non dà fastidio.
Ovviamente va utilizzata la protezione solare, non, cioè se vi mettete questa e non vi mettete la protezione solare, diventate rossi come un peperone e vi rovinate la pelle. Quindi vado a rimettere tutto a posto e questo lo andremo a sostituire con un altro prodotto perché sicuramente non mi basterà. La pecca di quel prodotto è davvero il fatto che duri poco. Poi che cosa porto? Due confezioni di salviette intime. Dovessi andare al bagno, ho le mie salviettine intime. Poi un deodorante perché quando vado via dalla spiaggia, che vado a riprendermi la bici, mi do una spruzzata di deodorante, mi rinfresco, visto che sono tutta bella, lavate tutto quanto e via, si parte e si va dove si deve andare. Pettine, perché prima di andare via faccio la doccia, lavo bene i capelli, li sciacquo molto molto bene. Quindi un pettine a denti larghi, questo è di Koinor, ce l'ho da un sacco di tempo, è un validissimo pettine perché non si spaccano i denti, non fa male, non tira, pettina molto molto bene. La protezione solare è 50 più di Bioniche, questa è una protezione solare per tutto il corpo, è una protezione solare spray per pelli sensibili. Devo dire che mi piace tanto, ve la faccio vedere. Okay, e questa è una protezione solare spray, ma è di quelle protezioni solari spray che vanno poi spalmate, non è di quelle che spariscono nel giro di un secondo, cioè di quelle che invisibili, ecco, bisogna che uno la vada a spalmare. Devo dire che è una buonissima protezione solare, non mi piace tantissimo il profumo. Ma protegge molto, molto bene, non fa spessore, non fa sudare, non è una di quelle protezioni fastidiose, è una protezione resistente, all'acqua ed è una protezione che io consiglio davvero a chi ha la pelle super, super delicata, è una pelle molto, molto sensibile al sole, perché è il caso di mio marito che si scotta veramente con niente. Con questa non si è mai scottato, l'unica volta che si è scottato su un fianco era una volta che come bambini piccoli faceva i capricci e non voleva applicarsi la crema da una parte e in quel punto lì si è scottato, lui pensate che ci riesce a ustionarsi i piedi, tutto quanto, quindi devo dire che è una protezione solare che è molto molto efficace, fa un buonissimo lavoro, la trovate su Amazon. Tutti i prodotti magari che io ho nominato, sia questo sia la protezione solare per capelli, li trovate su Amazon. Sotto nell'info box lascio il link alla mia vetrina Amazon così potete acquistarli direttamente senza andarli a cercare oppure cercate gli analoghi in offerta. E infine questo prodotto qua di OGX. Questo è un prodotto per lo styling, un prodotto che io utilizzo una volta che sto per andarmene via. Una volta che ho spazzolato i capelli, li ho pettinati, si sono leggermente quindi asciugati, quindi tutta l'acqua è andata via, applico un paio di pump di questo prodotto. È un prodotto che c'è scritto Miracle Oil, ma in realtà non ha la consistenza di un olio, ha la consistenza di una crema piuttosto fluida, molto leggera, profumata, non profuma di cocco, ha un profumo piuttosto fresco, rende i capelli veramente, veramente morbidi, super districati, non si annodano di niente, ha un profumo super buono. Sono 177 ml di prodotto, anche questa la trovate su Amazon, non credo che sia ancora nella mia vetrina Amazon perché l'ho appena provata, cioè l'ho provata le ultime volte che sono stata al mare, quindi ancora non mi ero sentita appunto di introdurla tra i prodotti, vedrò di introdurvela magari prima di mandare online questo video. Buona! Ve la consiglio, è un prodotto molto leggero rispetto allo shampoo e al balsamo, che però sono sempre di OGX, ma di due linee differenti. È un prodotto molto molto leggero, che secondo me può essere utilizzato anche da chi ha il capello tendente al grasso, la cute grassa, perché è un prodotto che una volta che il capello si è asciugato non si percepisce minimamente. Profumo spaziale, una ragazza, tant'è vero, si è alzata e mi ha detto: posso sapere il nome della crema che stai
che stai utilizzando, quindi super super consigliato. Vedrò di introdurvelo tra i miei prodotti nella vetrina Amazon. Nulla, non ho nient'altro. Ah no, nella pochette ci sono ancora 7,50 euro la mia paghetta. No, ci sono i soldini che tengo qui dentro, magari dovessi comprare una stupidata, un caffè, un gelato, una cosa, li ho qui a portata di mano. Detto questo, io vado a ricomporre la mia borsa per il mare. Ditemi voi che cosa portate al mare, se portate tanta roba, poco roba. Io sono fortunata, insomma, per quella possibilità di uscire di casa e andare al mare, quindi non serve che io porti tantissima roba. E nulla, un bacio a tutti, alla prossima!